SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tragedia nel canale Emiliano-Romagnolo a Forlì, un 58enne affogato mentre cercava di salvare il proprio cane che si era buttato in acqua. Il fondale melmoso non ha lasciato scampo all'uomo, morto sotto gli occhi del figlio di 10 anni. I carabinieri di Riccione hanno arrestato una donna delle pulizie che approfittava del lavoro in albergo per rubare soldi dalle valigie dei clienti. I primi sospetti sono arrivati dalla segnalazione di un turista tedesco. La donna è stata inchiodata dalle telecamere. Dopo l'espulsione dell'ennesimo foreign fighter dal territorio ravennate, si torna a parlare di terrorismo e di come arginare l'arrivo di estremisti nel nostro paese. Servono politiche di integrazione dei migranti, il problema è a livello europeo, afferma il docente di dottrine politiche Gustavo Gozzi. Con l'avvio dell'anno scolastico si riapre il dibattito sulle vaccinazioni. La regione si è detta disponibile a controllare le autodichiarazioni da presentare agli asili con verifiche dei casi dubbi. La copertura vaccinale in Emilia-Romagna, complice la legge regionale dell'obbligo, ha superato il 97%. Polemiche nel Forlivese per il progetto della raccolta dei rifiuti porta a porta. Al centro delle proteste dei cittadini ci sono le modalità della differenziata con le regole dettate da Ale Ambiente ritenute da alcuni troppo rigide. A Meldole e a Predappio è partita una raccolta firme. Calcio, il Cesena ha presentato una nuova maglia, la divisa accompagnerà i bianconeri nella stagione in Serie D. Romagnoli che hanno scelto la linea della continuità rispetto al recente passato senza snaturare la tenuta di gioco tradizionale. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, una tragedia, quella accaduta ieri sera a Forlì. Un uomo si è lanciato nel CER per salvare il proprio cane ma non è riuscito a risalire ed è annegato. Vediamo allora quanto è successo nel nostro servizio. Doveva essere una camminata serale, invece si è trasformata in una tragedia. Claudio Fabri, di 58 anni, è affogato nel canale Emiliano-Romagnolo, cercando di salvare uno dei suoi cani che si era buttato in acqua. Il tutto sotto gli occhi perplessi e impotenti del figlio di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Fabri, attorno alle 18 di mercoledì, si trovava all'altezza dell'abitato di Villafranca, Forlì, insieme al figlio e ai suoi due cani da caccia. Uno di questi si è allontanato e si è buttato nel canale. L'uomo si è lanciato in acqua poco dopo, ma mentre il cane è riuscito a risalire, lui è rimasto impigliato nell'oltre mezzo metro di fango presente sul fondale. L'assenza di un appiglio per risalire, oltre all'abbigliamento ingombrante, non gli hanno lasciato scampo. L'uomo, che lottava per restare a galla, è stato risucchiato dalle acque insidiose del canale. È stato il figlio a lanciare l'allarme chiedendo aiuto ai residenti di una casa che si trovava nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori da Bologna, i vigili del fuoco SAF, Spellio Alpino Fluviale, specializzato in questo genere di ricerche, con 4 mezzi e 2 gommoni. Intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Forlì, con un elicottero, oltre alle ambulanze del 118. Purtroppo per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita verso le 19.30 dai sommozzatori a circa 50 metri di distanza da dove era avvenuto l'incidente. Presenti durante le operazioni di soccorso la moglie e il figlio.
Terza vittima del virus del Nilo in poche settimane per la provincia di Ravenna. Si tratta di una paziente 83enne di un comune della Bassa Romagna morto lunedì pomeriggio all'ospedale di Lugo. L'uomo, con altre patologie, alcune delle quali gravi, era stato ricoverato il 9 agosto in terapia intensiva in seguito a una febbre persistente e da allora non si era più ripreso. Prima di lui, per la stessa ragione, erano deceduti un 85enne di Lugo e un 87enne del comprensorio faentino, entrambi già debilitati da pregresse patologie. Secondo i dati dell'AUSL Romagna, sono 9 in totale i casi di West Nile virus diagnosticati sull'intera provincia di Ravenna in seguito al ricovero. Di questi, per lo più ultra sessantenni, già oltre ai 3 morti, 2 risultano ancora ricoverati, mentre tutti gli altri sono già stati dimessi. Una bruttissima storia che coinvolge una minorenne. Hanno costretto infatti una ragazzina di 16 anni a prostituirsi per pagarsi la droga. Con questa accusa, 2 uomini residenti a Bellaria e Gea Marina di 34 e 46 anni sono stati arrestati al termine di un'indagine coordinata dalla PM di Rimini, Davide Ercolani, mentre la cattura dei 2 sfruttatori è stata richiesta dalla DDA di Bologna. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, veniva accompagnata a turno dai 2 uomini agli incontri con i clienti per tariffe che andavano dai 20 ai 1.500 euro. Alle volte la ragazza sarebbe stata ceduta ai pusher albanesi in cambio di droga. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno arrestato una donna delle pulizie che approfittava del suo lavoro in albergo per rubare dalle valigie dei clienti. Puliva, o meglio ripuliva, le camere d'albergo. Per questo motivo è finita in arresto una donna di 47 anni che prestava servizio in un hotel della zona della Perla Verde a Riccione e che tra una camera e l'altra ne approfittava per prelevare i soldi dalle valigie dei clienti. Piccole somme tali da non destare immediatamente i sospetti, ma che nel corso del tempo le permettevano di arrotondare lo stipendio con delle belle mance. Questo quando hanno scoperto i gestori della struttura che, allertati da un turista tedesco, hanno deciso di piazzare una telecamera nascosta all'interno della camera, cogliendo la donna in flagranza di reato. A quel punto è scattata la denuncia ai carabinieri di Riccione, che hanno provveduto all'arresto. Approfittando delle condizioni di tranquillità che gli derivavano dal fatto di poter andare a sistemare, a separare le varie camere ai piani, approfittando dell'assenza dei legittimi proprietari, andava a rovistare in maniera sistematica all'interno dei capi d'abbigliamento piuttosto che delle borse, dei portafogli. Una immediata segnalazione arrivata da una delle vittime, che aveva nasato appunto che ci potesse essere qualcosa di anomalo, ci ha permesso di intervenire e opportunamente, insomma in maniera opportuna, riuscire a dimostrare in flagranza di reato che la stessa effettivamente proseguiva in questa condotta anche nei giorni successivi. Di fatto poi è stato possibile quindi arrestarla in flagranza con l'accusa di furto aggravato. La Questura di Roma ha attivato la procedura per revocare il permesso di soggiorno al cittadino del Bangladesh accusato di violenza sessuale nei confronti di una giovane turista danese a Rimini. L'episodio denunciato dalla donna risale alla notte tra domenica e lunedì. L'indirizzo romano al quale lo straniero è domiciliato risulta falso e sono in corso accertamenti sul suo presunto datore di lavoro, un connazionale. La revoca del permesso di soggiorno sarà notificata in carcere. La Questura di Rimini procederà poi con la notifica dell'espulsione, che sarà seguita dal rimpatrio una volta ultimato l'iter giudiziario. Sono stati invece rintracciati 2 giovani scomparsi domenica a Cesena, per i quali erano stati lanciati diversi appelli sul web dai familiari. Si tratta di Danilo Nasso e Alice Schipani, rispettivamente di 18 e 17 anni, li vedete in fotografia. I 2 si erano allontanati da casa 4 giorni fa ed erano stati visti per l'ultima volta nella zona della stazione. All'inizio si pensava avessero preso il treno in direzione Bologna e invece i 2 sono stati trovati in Calabria, per la precisione a Rosarno, nella casa del nonno del giovane. Decisivo nella ricerca è stato un messaggio anonimo mandato al cellulare della madre, che rassicurava sulla salute dei due fuggiaschi, permettendo alle forze dell'ordine di identificare la zona dove i 2 si trovavano. Ai nostri microfoni uno sguardo sul terrorismo internazionale, sull'ultimo foreign fighter espulso da Ravenna, grazie a Gustavo Gozzi, docente di dottrine politiche. Gustavo Gozzi, docente di storia delle dottrine politiche presso l'Ateneo di Ravenna, approfondisce la situazione in merito all'ultimo foreign fighters espulso dalla città bizantina. Gozzi sostiene che
Questi casi dimostrano che l'integrazione non ha funzionato. Il problema è a livello europeo, dove paesi come Francia e Inghilterra hanno puntato all'assimilazione e non all'integrazione, con modelli di emarginazione ed esclusione. Questo è uno dei motivi per cui gli attentati si sono verificati lì e non in Italia, dove ci sono luoghi come l'Emilia-Romagna o la Lombardia che hanno puntato su politiche multiculturali, sociali, legislative, di integrazione e di qualità. All'ipotesi che il carcere sia stato il luogo di proselitismo, Gozzi risponde: non stupisce l'ipotesi di pensare che il carcere sia l'ambiente della radicalizzazione, dove queste persone vengono indottrinate e si dà sfogo alla marginalità. Non è un caso solo di Ravenna, anche in Francia e in altri paesi è avvenuto così. È un terreno ideale per il proselitismo, dove persone che si sono macchiate di piccoli reati trovano un'identità ideologica. Si tratta di persone arrivate in carcere proprio perché non erano riuscite a integrarsi. Bisogna cambiare le politiche europee che su questo argomento ci hanno abbandonati. E conclude: bisogna pensare all'integrazione dei migranti che arrivano in Italia e che producono il 9% del PIL nazionale. E infine studiare autentiche politiche di sviluppo industriale tra Europa e Africa. Bisogna avere uno sguardo lungo e fermare la migrazione all'origine. Controlleremo le autodichiarazioni. La Regione Emilia-Romagna è pronta per le verifiche delle vaccinazioni di tutti i bambini. Intanto da Rimini arriva un appello disperato di un padre. L'avvio dell'anno scolastico si avvicina e il tema delle vaccinazioni dei bambini è ancora al centro di un dibattimento che vede posizioni contrapposte. Nel decreto mille proroghe approvato al Senato è previsto il rinvio di un anno dell'obbligo di vaccinazione, misura che è stata accolta negativamente dall'assessore regionale alla salute Sergio Venturi. In Emilia-Romagna varrebbe comunque la legge regionale, aggiunge l'assessore, e ai nidi potranno avere accesso solo i bambini vaccinati. La regione si è detta disponibile ai controlli sulle autodichiarazioni da presentare per attestare le avvenute vaccinazioni. E nei casi ritenuti dubbi, dirigenti scolastici o altre autorità possono chiedere di effettuare le verifiche. L'Emilia-Romagna, prima regione in Italia, ha introdotto l'obbligo vaccinale per l'iscrizione ai nidi approvando una legge, oramai 2 anni fa, e la copertura vaccinale complessiva contro le 4 malattie per le quali è stato introdotto l'obbligo, difterite, tetano, poliomielite ed epatite B, ha superato il 97% tra i nati nel 2016, ben oltre la soglia di sicurezza del 95% indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, superata anche dai bambini nati nel 2014 e 2015. In queste ore, sempre in tema di vaccinazione, un padre ha scritto al comune di Rimini chiedendo che il proprio figlio venga inserito in una classe in cui tutti gli altri bimbi siano regolarmente vaccinati, perché se si ammala rischia la vita. A renderlo noto è stato l'assessore comunale ai servizi educativi Mattia Morolli, che ha ribadito l'inflessibilità dell'amministrazione riminese nella verifica del rispetto delle vaccinazioni previste dalla legge Lorenzin. Saranno effettuati controlli capillari e le autocertificazioni errate e false saranno segnalate subito in procura. La festa della CGIL ha ospitato la segretaria Camusso, con la quale abbiamo parlato di temi di attualità come Europa e lavoro. Il prossimo congresso federale della CGIL sarà l'ultimo con la presenza ufficiale della segretaria Camusso. Con lei abbiamo parlato di lavoro nero, voucher, Europa e decreto dignità. Il decreto dignità era partito bene ed è arrivato male, era partito con un'idea giusta, che era quella di reintrodurre le causali, di porre un freno ai contratti a tempo determinato che sono diventati una grande forma di precarietà, ed è atterrato con soluzioni incerte dal punto di vista dei contratti a termine, perché la causale interviene solo dopo il secondo anno, e con uno sfregio, che è un vero sfregio, che è la reintroduzione dei voucher. E in merito all'Europa, come occorre muoversi? Il primo fronte che va costruito è quello dei giovani, di coloro non vissuti nell'epoca di Schengen, nell'idea che l'Europa è il loro continente, è il loro territorio, che non ci sono i singoli stati e le singole divisioni, che la libertà della circolazione è una ricchezza, anche una ricchezza rispetto al costruirsi una prospettiva. Penso ai 400.000 giovani italiani che vivono a Londra e che temono la Brexit. Cioè, credo che bisogna innanzitutto partire da coloro che hanno potuto vivere in un mondo del tutto diverso e non soffocato dai confini, e che devono essere i primi attori del fatto che ci vuole un'Europa dei popoli vera, un'Europa sociale vera, e che e bisogna forzare anche, perché tante forze politiche che oggi sembrano silenti e prive di progetto invece ricomincino ad avere l'idea dell'Europa come federazione di stati e non come stati sovrani che si contraddicono.
Polemiche nel Forlivese per il progetto della raccolta dei rifiuti porta a porta. Facciamo il punto nel servizio. Continuano nel comune di Forlì e negli altri 12 comuni del comprensorio che hanno aderito al progetto di Aliambiente per la raccolta differenziata gli incontri pubblici per spiegare ai cittadini come cambierà la gestione dei rifiuti nei prossimi mesi. Ma con l'approssimarsi della partenza del progetto i cittadini non hanno mancato di esprimere alcune perplessità. Nel comune di Meldola sono state consegnate al protocollo 655 firme raccolte dall'associazione Eticamente per chiedere nuovi accordi sulla raccolta rifiuti. Ora si aspetta la risposta del sindaco Gianluca Zattini per un incontro pubblico insieme al direttore di Alia. Anche nei comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Dovado, La Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Tredozio e Modigliani, i cittadini dimostrano i loro dubbi non tanto verso la differenziata, ma verso le modalità con cui si è scelto di partire e le regole troppo rigide di Aliambiente. A Predapio, per esempio, sono state raccolte 1300 firme e si parla di una richiesta di modifica al prefetto e a Federconsumatori. Sempre a Predapio si stanno raccogliendo i soldi per affrontare le spese del ricorso al TAR. Da Galeate e Rocca San Casciano arrivano le voci delle sindache a favore di Alia. Il porta a porta è un progetto che ha avuto un lungo studio per raggiungere l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente e offrire un buon servizio, replicano, a dimostrare che il progetto è trasversale e non ha un colore politico. Le prossime settimane continueranno gli incontri con i cittadini promossi da Alia e dai comuni. Per ora il progetto va avanti, come da calendario. È in aumento il disagio psichico a Ravenna, provincia, con 7.000 persone prese in carico nel 2017. Una mostra fotografica vuole sfatare i pregiudizi. Disagio psichico in crescita a Ravenna e provincia. Come dimostrano i dati dell'Ausola, con 7.000 persone prese in carico e 4.000 trattate nel 2017. Per disagio psichico intendiamo diverse cose, purtroppo. C'è da una parte che riguarda la malattia, ma oggi parliamo, quando parliamo di disagio, anche di tutte quelle forme di espressività, di difficoltà nella gestione proprio anche degli aspetti emotivi, della gestione di situazioni di stress e di difficoltà della vita, che è diversa dalla malattia. È in crescita a Ravenna e provincia? Sicuramente c'è sempre una maggiore richiesta di aiuto, questo lo abbiamo notato, soprattutto per tutte quelle situazioni che hanno a che fare proprio con i disturbi della gestione emotiva, i disturbi di personalità e problemi del comportamento. Per mettere in discussione ogni tipo di barriera, di condizionamento e meccanismo escludente rispetto a questi disagi, è stata realizzata la mostra fotografica Con quali occhi? Al Centro di Medicina e Prevenzione CMP di Ravenna, dall'associazione Il Cerchio e l'Albero Onlus. Le foto sono state scattate da 10 persone in cura presso i servizi di salute mentale e da 10 no, che ispirandosi a 10 parole chiave hanno espresso la propria anima artistica. Con quali occhi ha l'obiettivo di coinvolgere il cittadino e avvicinarlo al mondo della salute mentale attraverso un canale insolito che è quello della fotografia. Il visitatore è invitato a cercare di riconoscere qual è l'autore della fotografia, ma i punti di vista dei fotografi sono uguali, possono essere diversi, sono certamente indistinguibili. E in questo modo si pone l'attenzione sull'inconsistenza dei pregiudizi. Ancora notizie, le nostre brevi. Bologna ha scambiato due muratori seduti all'interno di un monovolume per una coppia gay appartata e dopo aver pronunciato frasi omofobe ha sferrato un pugno contro il finestrino. È accaduto a San Lazzaro di Savena. Un 41enne italiano in evidente stato di ebbrezza è stato arrestato dai carabinieri. Ravenna aveva accusato il prof di averle procurato lesioni a 4 anni dalla vicenda, la procura però ha archiviato il fascicolo rinviando a giudizio la ragazza per calunnia. L'allora 18enne si era inventata tutto. Rimini, controlli intensi da parte degli uomini della divisione di polizia amministrativa. Nelle scorse settimane in vari esercizi commerciali sono state sospese 12 licenze per periodi tra i 7 e i 45 giorni, accertate 35 violazioni varie per un totale di verbali di 35.000 euro e sono state denunciate 10 persone. Bologna, un 28enne è stato rapinato ieri attorno alle 19.50 da due uomini in sella ad uno scooter coi volti travisati dal casco. È successo a Borgo Panigale. La vittima è stata costretta a consegnare il portafogli sotto la minaccia di un cutter. Indaga la polizia.
il momento dello sport, sentiamo le ultime news. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione di TR24 Sport. In apertura il calcio, batte bandiera giapponese quella della Mizuno sulle nuove maglie del Cesena, griffate dal main sponsor PLT Pure Green. Vediamo il servizio. Il fatto oggi di essere qua e di confermarci come main sponsor per la stagione 2018-2019 è per noi un vanto, quindi anche noi ci teniamo a ringraziare Cesena FC perché ci ha accettato e ci ha concesso questa possibilità. Il secondo motivo è perché oggi, secondo noi e secondo me, si scrive una nuova pagina nella storia di Cesena e del palinsesto calcistico di Cesena, no? Per cui qua essere presenti è per noi anche importante. Ci sentivamo in dovere di fare qualcosa per la città, di essere vicina alla città nell'ambito sportivo. Per cui non era il fatto di essere in B, in C o in D il fattore, diciamo, prioritario. È stata una scelta di territorio. La scelta del Cesena Calcio è stata orientata verso Mizuno proprio per questa volontà insieme di costruire qualcosa di specifico per la rinascita del Cesena. Quindi partiamo con la prima maglia, la maglia bianca. Non abbiamo voluto assolutamente stravolgere i colori della tradizione del Cesena, quindi è una maglia molto pulita, classica. Il richiamo di queste due bande sulla spalla per noi simboleggiano quello che è la rinascita del Cesena, quindi nella cultura giapponese la nascita del sole, quindi il sole che ricomincia a splendere sulla giornata, l'abbiamo voluta rappresentare con queste due strisce che partono molto sottili e diventano sempre più grandi. Passiamo ora sul nostro portale tr24.it. La Lega Nazionale Dilettanti ha emesso i nuovi gironi del prossimo campionato di Serie D. Cesena, Forlì San Maurese, Sant'Arcangelo e Savignanese hanno invitato Modena e Reggiana, venendo così inserite nel gruppo F a 20 squadre, quello con le formazioni marchigiane, abruzzesi e molisane. Invece nel gruppo D a 18 con le emiliane sono capitate Classe e San Marino. Passiamo ora all'Ippica, la stagione dell'ippodromo di Cesena vivrà sabato sera il proprio momento culminante con la disputa del campionato europeo, un evento di grandissimo richiamo e che regalerà momenti di forte spettacolarità. 84esima edizione del campionato europeo. Walter, potrei andare al botteghino a ritirare se dicessi che mai come quest'anno ci può essere il Race Off o la bella di fine serata? Sì, direi di sì, assolutamente sì, perché il sorteggio ha, secondo me, mirabilmente mischiato le carte, nel senso che sicuramente un sorteggio estremamente favorevole per Uragano 3B nella prima delle due prove, ma con il rischio di una forte pressione da parte di Arasiboko e probabilmente anche di Tesso Bisonic nelle fasi iniziali della corsa. Per quanto riguarda la seconda prova, le caratteristiche di Uragano 3B fanno sì che con ogni probabilità reciterà poi il ruolo dello spettatore, mentre Demon Racing, o il Demon Racing che abbiamo visto a Montecatini, sarà dal punto di vista, diciamo, del betting il favorito della corsa per le sue caratteristiche. Dunque, se dovessimo dire Race Off, chi indicheresti come cavallo? Ma io azzarderei, Uragano 3B è il campione uscente, è il vincitore di Montecatini, dove ha dimostrato di possedere le caratteristiche giuste per essere indicato come l'ennesimo campione. Però, detto questo, sicuramente Uragano 3B, il favorito della prima prova e il probabile finalista, Arasiboko permettendo, mentre nella seconda indicherei Demon Racing come il possibile battistrada e allo stesso tempo il possibile vincitore, conseguentemente l'avversario per Uragano 3B. È tutto per lo sport, Elisabetta, te la linea. Grazie a Marco Rossi, andiamo noi invece a scoprire insieme le previsioni meteo per le prossime ore.
Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. La prima parte della settimana è stata contraddistinta da un tempo stabile e spesso soleggiato, con temperature gradevoli che sono aumentate negli ultimi pomeriggi e anche oggi nel pomeriggio è stato decisamente caldo. La situazione meteorologica però andrà a cambiare nei prossimi giorni. Il mese di agosto si concluderà con una giornata inizialmente soleggiata, ma poi aumenterà l'instabilità. Infatti la giornata di venerdì 31 agosto inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in più già dal mattino sull'Emilia occidentale. Nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità aumenterà anche altrove, con la possibilità di qualche rovescio temporale sull'Emilia centro occidentale, prettamente piacentino e parmense, ma qualche rovescio potrebbe interessare anche le aree collinari centro orientali della nostra regione e le pianure proprio tra Ferrarese, Ravennate e Forlivese. I temporali potrebbero insistere su piacentino e parmense anche tra la sera e la notte. Per quanto riguarda le temperature, saranno in aumento nei valori minimi, comprese tra 18 e più 21 gradi, in diminuzione nei valori massimi sull'Emilia, con valori compresi tra 27 e più 29 gradi, punte ancora di 31-32 gradi su bassa Romagna. La ventilazione sarà per lo più debole, il mare calmo. Tra sabato e domenica aumenterà nettamente l'instabilità, torneranno rovesci temporali diffusi anche di forte intensità, accompagnati da un generale calo delle temperature. Per questo appuntamento è tutto. Buona serata da Andrea Raggini. Prima dei saluti, rivediamo i titoli di questo telegiornale. Tragedia nel canale Emiliano-Romagnolo a Forlì. Un 58enne affogato mentre cercava di salvare il proprio cane che si era buttato in acqua. Il fondale melmoso non ha lasciato scampo all'uomo, morto sotto gli occhi del figlio di 10 anni. I carabinieri di Riccione hanno arrestato una donna delle pulizie che approfittava del lavoro in albergo per rubare soldi dalle valigie dei clienti. I primi sospetti sono arrivati dalla segnalazione di un turista tedesco. La donna è stata inchiodata dalle telecamere. Dopo l'espulsione dell'ennesimo foreign fighter dal territorio ravennate, si torna a parlare di terrorismo e di come arginare l'arrivo di estremisti nel nostro paese. Servono politiche di integrazione dei migranti, il problema è a livello europeo, afferma il docente di dottrine politiche Gustavo Gozzi. Con l'avvio dell'anno scolastico si riapre il dibattito sulle vaccinazioni. La regione si è detta disponibile a controllare le autodichiarazioni da presentare agli asili con verifiche dei casi dubbi. La copertura vaccinale in Emilia-Romagna, complice la legge regionale dell'obbligo, ha superato il 97%. Polemiche nel Forlivese per il progetto della raccolta dei rifiuti porta a porta. Al centro delle proteste dei cittadini ci sono le modalità della differenziata, con le regole dettate da Ale Ambiente ritenute da alcuni troppo rigide. A Meldole e a Predappio è partita una raccolta firme. Calcio, il Cesena ha presentato una nuova maglia, la divisa accompagnerà i bianconeri nella stagione in Serie D. Romagnoli, che hanno scelto la linea della continuità rispetto al recente passato senza snaturare la tenuta di gioco tradizionale. È tutto per questa edizione serale del nostro telegiornale. Sul portale tr24.it e sui social Facebook e Twitter trovate tutte le news aggiornate. Grazie per l'attenzione, buona serata. Infotech, il partner HP Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.